Ciao, bentornati nello sfavillante canale Casa Superstar Svuota la Spesa, che è un video che piace a un sacco di persone e non ti nascondo che sono video che guardo spesso anche io, perché si scoprono un sacco di cose interessanti. In realtà questa spesa non è particolarmente interessante, ma è una spesa dove io ti sto per mostrare le patatine più buone dell'universo. Io credo di averle mostrate in un vlog su Annalisa Superstar, che è l'altro canale. Non ne sono certa, ma se non l'ho fatto lo faccio ora. L'oro 1936, pomodoro, prezzemolo e basilico. Ragazzi, cioè sono l'apoteosi della bontà delle patatine. Giuro, sono buonissime. Sembra di mangiare bruschette. Allora, dici perché compri le patatine? Allora, io le tengo sempre un pacco di patatine in casa, perché non si sa mai. Prendete lo spiticchio, lo sgranocchio, l'aperitivino prima di andare a tavola, ecco, quando dici facciamo un aperitivino e improvvisamente io in tempo record, tipo in 5 minuti ho già 4 bicchieri pronti. Anyway, andiamo qua. Comunque queste patatine sono spettacolari, queste io le tengo lì e finiscono, cioè io apro un pacco, finisce sempre regolarmente. Poi così tolgo questo bustone qui. Il mais, allora, questo è marchio Auchan, non ne vado particolarmente pazza, ma era tra l'altro pure in offerta. Secondo me il più buono di tutti è quello cotto al vapore della Bonduel, quello è il più buono di tutti in assoluto nel mondo. Però questo non è neanche male, voglio dire, per quello che ci devo fare va molto più che bene. Allora, ho preso due pacchi di farina Barilla 00, intanto perché devo preparare una brisée, perché devo fare una video ricetta di una cosa che ho sperimentato quest'estate, che è buonissimo, non c'è niente a farla. Secondo poi perché devo fare un altro esperimento con un altro video, che è il bagnetto al lievito madre, e poi voglio preparare anche i licoli, quindi avevo bisogno della farina 00. Ti devo dire che come a livello di umidità con la farina Barilla io mi trovo decisamente meglio di qualsiasi altro tipo di farina. Non è la mia farina preferita per fare per esempio il pane, la pizza, non è la mia farina preferita, preferisco decisamente altro, però per i rinfreschi del lievito, per le brisée, per i bignè, questa cosa qua secondo me è perfetta. Era un'offerta a 50 centesimi, infatti ho fatto una piccolissima scorta. Infatti sti pacchi pesavano un botto per la farina. Speravo di trovarlo ancora in offerta, non l'ho trovato, tanto che ero un poco demoralizzata, ho comprato la confezione da 3 e invece l'ho ritrovato il mio amatissimo tonno. Allora, la fotocamera è messa sul treppiedi, messa altissima, no? Non è messa al massimo dell'altezza, ma perché ho paura che cadesse. Lois è passata in uno spazio tipo così, tra un piede del treppiedi e il muro, così. Ho detto, se cade... Anyway, dicevo, questo è il mio tonno preferito in assoluto ed è mare blu leggero, non mi interessa tanto che ci sia il 60% in meno di grassi quanto il fatto che non abbia olio. Io questo ne sono sicura di averlo nominato in Annalisa Superstar. Tante persone mi dicevano è troppo stopposo, non mi piace. Allora, sul fatto che sia stopposo è vero. Tu considera che io innaffio sempre con il limone, sempre. A me piace molto con il limone, ho il limone, ho il lime. Poi a dire il vero il goccio di olio d'oliva lo metto sempre io a prescindere in ogni caso, perché io lo metto nell'insalata, per capirci, In altri tipi di preparazione lo utilizzo anche, per esempio l'insalata di riso, l'insalata di pasta, però là il filino d'olio si deve mettere sempre, quindi in ogni caso a me piace perché poi è bello polposo, è bello citrigno. Quello con olio d'oliva a me non piace perché è troppo carico d'olio, quello al naturale è proprio scartato, è una di quelle cose che io non sono mai riuscita a mangiare, quello il tonno al naturale per me non lo considero neanche, non lo guardo neanche. Questo qua leggero, diciamo, dove praticamente c'è solo un goccino d'olio, ti dicono loro, oppure è scolato ed è bello polposo e ancora intero, è spettacolare. Un paio di bottiglie di bibite per il famoso non si sa mai, che io metto subito in frigorifero per il famosissimo, veramente non si sa mai, le cose all'ultimo momento e io le ho in casa. Tempo fa mi lamentavo del fatto di non riuscire più a bere l'acqua, sono ritornata a bere acqua tranquillamente. Non chissà che cavolo mi ha preso in quel periodo, forse perché faceva caldo e bevevo veramente un casino, ma non riuscivo a scendermi l'acqua, sono ritornata a me stessa, sono ritornata alle mie vagonate d'acqua. Poi ho preso questa panna da montare sole, già zuccherata, perché devo fare una video ricetta molto molto buona, cioè è una cosa di una facilità immensa. Allora, a prima botta facciamo quella dolce, a seconda botta poi facciamo quella salata. Direi tu che cosa, non ci vuole molto a capirlo se ho preso la panna, però quella salata io continuo a non dire niente, è proprio segreto, io sono la donna del mistero.
quella salata l'ho mangiata al ristorante, è buonissima. Certo, poi io ho mal di pancia tipo per 3 giorni, ma... Allora, ne ho prese 2 perché devo fare un esperimento. Pasta per pizza, base per pizza, che per una che impasta con lievito madre, cioè non si può vedere. Sì, ma devo fare un esperimento perché ho toppato diverse prove. Pensavo di esserci riuscita, ma l'ho toppata. Cioè, preparare la base pizza in casa e tenerla in freezer. Devo fare un altro esperimento. E ho preso anche questi 5 cereali buitoni perché era in offerta. Devo vedere una cosa con entrambe le basi. Erano entrambe in offerta tipo un euro l'uno, quindi ho detto allora io le prendo, le provo, ma ne provo a metà, sperimento io per vedere se riesco a fare la base per la pizza già pronta da tenere surgelata in frigorifero, perché ho fatto dei tentativi, pensavo di esserci riuscita, tanto che il video era mezzo pronto perché erano riprese fatte a più scaglioni e invece ho dovuto cestinare tutto perché non ero particolarmente soddisfatta. Ma ho detto allora ricomincio da capo seguendo già i miei appunti e vedo la reazione di queste qua, vediamo un attimino. Io ci devo riuscire assolutamente, proprio a fare la base già arrotolata proprio con la carta forno e metterne in freezer, ci devo riuscire. In frigo la vedo un po' dura, se non per qualche giorno, cioè a livello tipo di massimo 2 giorni, dopodiché io la vedo molto dura come base da pizza da tenere pronta in frigorifero, la vedo molto molto dura perché ovviamente in casa non si usano conservanti. Cioè io utilizzo nella mia cucina le cose semplici che abbiamo in casa, ecco, zero altre cose. Io e la mia insana passione per le insalate ho preso questo che è mix, tenero mix, ma poi ce n'era pure un'altra, aspetta, già in frigo, aspetta perché già qui non sono in frigo. Allora, uva senza semi, per la quale io ho sviluppato un amore incredibile che tu non hai neanche idea. Sono batterie in mezzo ai piedi. Songino e radicchio rosso. Buonissime, songino molto 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 delicato. Anche il frigorifero aperto così poi lo metto a posto. Allora, sia per fare una video ricetta di una cosa che ho già testato ed è buonissimo, non ci vuole niente a farlo, è proprio le presente quando c'hai poco tempo e non sai cosa cucinare, arrivo io che impasto tutte cose, pezzo di parmigiano reggiano, ma io lo compro a prescindere perché io quando sgranocchio sono a casa, parmigiano reggiano, che è l'unico formaggio che non mi devasta lo stomaco, mi piace pure tanto. Poi vabbè, equilibrium di aia, che è una di quelle cose che io compro continuamente. Ultima cosa che mi serve sempre per fare la video ricetta con la panna, dai, cioè me la sono spoilerata, però c'è quel tocco in più la mia, quindi la gelatina in fogli. Allora, per questa video ricetta che mi spero con la panna e la gelatina in fogli, continuo a non dire cosa devo fare, ma non ci vuole veramente niente a capire che cos'è. Volevo provare a condividere con un altro prodotto, decisamente diverso, con una preparazione decisamente diversa, ma anche con un costo decisamente diverso. E allora ho pensato, per questa video ricetta del dolce utilizzo quella in fogli, infatti sono tornata indietro a prenderla. Per l'affettato vegano che voglio proporre come video ricetta, che ti devo dire che mi viene discretamente bene, utilizzerò ovviamente ben altro, perché la gelatina in fogli potrebbe non andare bene, quindi ma lì ci aggiriamo poi pure a costi decisamente diversi, perché tu considera che quando io faccio una video ricetta penso sempre anche alla gamma di costo della video ricetta stessa, di quanto possa costare l'intero ammontare degli ingredienti, della facilità nel reperire qualche ingrediente, non soltanto dire gluten free, senza zucchero, senza grassi, perché non è solo quello di dire guarda ti sto dando una versione senza glutine di un alimento, perché magari ho fatto delle prove, ho fatto delle ricerche, ho beccato una ricetta che mi è piaciuta, l'ho rielaborata, quindi te la propongo, però io mi devo sempre fare il calcolo del budget, non soltanto per un mio budget personale ma anche per un budget da proporre, perché se ci fai caso il budget approssimativo delle mie video ricette è bene o male sempre molto simile, perché io ho condiviso su Annalisa Superstar un video, guarda ti lascio qua la scheda,
dove parlo proprio di gestione del budget, come organizzare il budget, come risparmiare. Ho fatto un video sul barattolo, mi sa che metto quello del barattolo per risparmiare come collegamento ipertestuale. Io è una cosa che faccio sempre, che considero sempre prima di condividere una video ricetta, perché per come ci sono le donne che come me non devono far fronte a 10 persone, ecco, per cucinare, ci sono in realtà poi delle donne che devono preparare, devono apparecchiare la tavola, ecco, per 4-6 persone. Quindi io mi creo sempre molto lo scrupolo del budget ed è una cosa che influenza tantissimo il mio canale. Io dico sempre una cosa: Casa Superstar si adegua alla mia spesa, non è la mia spesa che si adegua a Casa Superstar. Il fatto che io abbia preso gli ingredienti per fare un dolce, in realtà il dolce l'avrei fatto in ogni caso a prescindere da Casa Superstar. Io dico sempre questo. Le prove no, le prove io le faccio perché magari sono incuriosita, ma se io non avessi avuto il canale di cucina, le prove le avrei fatte lo stesso, perché le prove, insomma, sperimentare in cucina l'ho sempre fatto, addirittura quando ancora abitavo a casa dei miei genitori, ecco. Quindi è una cosa che mi appassiona da tantissimi anni. I miei quaderni risalgono ai tempi della scuola, di capire, i quaderni delle ricette. Guarda, ti lascio qua un'altra scheda dove parlo dei ricettari. Lì ci sono dei quaderni che risalgono ai tempi dell'università, quindi stiamo parlando del lontanissimo non lo so. Comunque, ragazze, sono diventata un po' anzianotta. Spero che il mio video spesa ti sia piaciuto. Per favore, non dimenticare di lasciare un pollice in su, un like, aiuti un casino me e i miei canali a crescere. Grazie. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!